sfrattato il Museo della Liberazione. L'idea della giunta Tambellini, quella di ridisegnare il museo della città in modo da renderlo maggiormente turistico, a fare nelle spese il Museo del Ricordo, che sarà spostato da Palazzo Guinigi. Rinvio della Tari per i cittadini colpiti dall'alluvione in Valfreddana e nel Morianese. Con una delibera di oggi la giunta accoglie l'idea espressa dalle associazioni di categoria. Sconti nelle farmacie per gli utenti del CTT Nord. Acquistando un abbonamento all'autobus sarà possibile usufruire di agevolazioni in 8 farmacie comunali nei comuni di Lucca Capannori e Bagni di Lucca. Semplicemente troppo forti, le ragazze di Diamanti resistono per 10 minuti sul perché delle campionesse d'Italia, poi è una sola arancione, positivo nel naufragio, la prova di Perini, si rivede anche una buona Kayla Pedersen, ultima a mollare a quota 18 punti personali. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione su Di Lucca. In apertura parliamo di musei. Con una delibera di giunta il comune di Lucca ricade dall'accordo ventennale col Museo della Liberazione, che di fatto dovrà lasciare spazio alla riorganizzazione del MUST. Ci spiegherà tutto nel dettaglio Enrico Pace. Addio per ora al Museo della Liberazione, il luogo della memoria che fino ad oggi ha trovato spazio, grazie a una convenzione fra il Comune e l'Associazione Amici del Museo, al piano terra di Palazzo Guinigi, sede del Museo della Città. Proprio nell'ottica della riorganizzazione complessiva del museo, che prevede la riunificazione in un'unica offerta turistica di Palazzo, Torre Guinigi e Giardino, con la realizzazione di una caffetteria e di un bookshop che troveranno sede proprio al piano terra del Palazzo, la Giunta ha deciso di revocare la convenzione con l'associazione, con cui erano stati concessi, per una durata ventennale, 4 stanze al piano terra e 7 altri locali attigui a quelli originari. La possibilità della revoca era prevista in una clausola della convenzione e il caso appunto si è verificato e ha portato all'emanazione della delibera che dà comunque un tempo di 6 mesi per rendere la struttura nuovamente e liberamente fruibile al comune. L'obiettivo è quello di progettare un nuovo museo della città, appetibile economicamente, anche per favorire l'individuazione di un soggetto gestore cui affidarlo in concessione. Un privato dunque che avrà l'onore e l'onere di mandare avanti la nuova realtà museale cittadina. Quanto al Museo della Liberazione, il Comune rinvia a successivi atti la costituzione di un idoneo luogo della memoria dove raccogliere le testimonianze della resistenza della liberazione. Di spazi, questo è certo, a Lucca non ne mancano. Veniamo adesso alle notizie di cronaca di giornata. Questa mattina, attorno alle 13, in un'abitazione di Fornaci di Barga c'è stato un grave incidente domestico. Una pensionata di 91 anni è rimasta ustionata al volto e alle mani mentre stava cucinando. A provocare la fiammata che ha investito la donna sarebbe stato il malfunzionamento di un fornello a gas. L'allarme è scattato immediatamente. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza, ma le condizioni della donna sono apparse immediatamente gravi, tanto che è stato richiesto l'intervento di livello di soccorso Pegaso. Attualmente l'anziana è stata trasportata e si trova al reparto ustionati dell'ospedale Cisanello di Pisa. E un giovane di 25 anni di San Vito ha invece sorpreso ieri sera un ladro in giardino. Affrontandolo e facendolo catturare dalla polizia, nei guai è finito così un 35enne di origini marocchine, residente a Capannori e già noto alle forze dell'ordine. Gli agenti della squadra volanti lo hanno denunciato, gli sono stati sequestrati poi gli arnesi per lo scasso e la torcia con i quali era entrato in azione. È stato un incontro alquanto spiacevole per il giovane, che è uscito di casa dopo cena, ha visto la luce di una torcia in giardino, pensando immediatamente che si trattasse di un ladro. Prima ha chiamato il 113 e poi, quando ha visto la polizia che si stava avvicinando, ha affrontato l'intruso, che ormai vistosi scoperto non ha opposto alcuna resistenza. È una buona notizia per i cittadini di Morianese e Valfreddana, che hanno subito danni nell'ultima alluvione dello scorso luglio. Arriva l'ok della giunta per l'invio delle prime 2 rate della Tari per il 2015. Le popolazioni di Morianese e Valfreddana colpite dall'alluvione del luglio scorso possono tirare un sospiro di sollievo.
Con una delibera di giunta, il Comune di Lucca ha dato infatti l'ok al rinvio delle prime due rate della Tari per il 2015. I cittadini pagheranno il conguaglio alla scadenza della terza rata, fissata al prossimo 15 ottobre. Il provvedimento segue l'ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale lo scorso 2 settembre, dopo sollecitazioni arrivate dall'opposizione, in particolare dal presidente del gruppo consigliare di Forza Italia, Marco Martinelli. E c'è di più. Con l'atto approvato il sindaco si impegna a invitare anche GEAL, GESAM e Consorzio Toscana Nord 1 a rinviare di 6 mesi le bollette per i cittadini che hanno subito danni dagli allagamenti provocati dal torrente Freddana. Il provvedimento riguarda le zone messe in ginocchio in estate dal maltempo, dalle frane e dagli allagamenti, da Torre a Cappella fino a San Quirico di Moriano. La proroga è ovviamente limitata alle persone fisiche e alle imprese che hanno presentato la segnalazione di danni, secondo quanto risulta dalla nota protocollata il 24 novembre scorso, redatta dal settore protezione civile del Comune di Lucca. E parliamo adesso del futuro, della futura destinazione dell'area dell'ex ospedale Campo di Marte. Torna infatti a farsi sentire la voce di Confcommercio Imprese per l'Italia, provincia di Lucca e Massa Carrara. Apprendiamo con stupore e preoccupazione, si legge in una nota dell'ingresso, sulla scena di una ipotesi progettuale legata a una possibile destinazione commerciale e ricettiva dell'area. Soluzione questa sinora mai proposta concretamente da nessuno, perlomeno a livello pubblico, e soprattutto osteggiata da sempre con la massima forza dalla nostra associazione, che sulla questione è già intervenuta in passato anche in forma ufficiale in un consiglio comunale di Lucca. Confcommercio coglie l'occasione per ribadire la netta contrarietà a qualsiasi ipotesi di alienazione a favore di catene commerciali, il cui eventuale arrivo alle porte della città rappresenterebbe un colpo mortale e definitivo, questo si legge, per un commercio cittadino già costretta a fare i conti con le mille difficoltà della crisi economica generale. Ed è stato invece firmato nella sede della prefettura di Lucca un importante protocollo di intesa che dovrebbe contribuire a migliorare il servizio postale. Il caos delle poste, fra consegne errate e ritardi clamorosi, potrebbe avere una prima, parziale soluzione. È quella che stanno cercando di mettere in atto, sotto l'egida della prefettura, i comuni assieme all'azienda Poste Italiane, che da oggi e dopo la firma del protocollo a Palazzo Ducale potrà liberalmente pescare nel database dell'anagrafe delle amministrazioni comunali per verificare la correttezza degli indirizzi e della residenza dei cittadini. Un primo passo che stamattina ha visto la sigla da parte dell'azienda, rappresentata da Andrea Rovai e Paolo Pinzani, e da parte dei sindaci dei comuni di Altopascio, Barga, Capannoli, Forte dei Marmi, Massarosa, Montecarlo e Porcari, che saranno i primi a sperimentare questa novità. Un primo passo dunque per evitare errori nel recapito della corrispondenza, ma non certo un passo risolutivo. Frequenti infatti rimangono i ritardi nella consegna della posta, segnalati anche dai nostri telespettatori, che creano problemi soprattutto per quanto riguarda il pagamento delle bollette e che sono più che altro legati ai numeri e al personale, che spesso rendono impossibile coprire i turni regolarmente in caso di ferie e malattia. Eppure qualcosa si muove, anche per tutti coloro che non hanno scelto la via dell'automazione e dell'online. Ci spostiamo adesso ad Altopascio con una cerimonia semplice ma sentita. È stata inaugurata la nuova sede dell'ANMIL, l'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro. All'apertura erano presenti il sindaco di Altopascio Maurizio Marchetti, il vice sindaco Francesco Fani, l'assessore Elena Silvano e il consigliere comunale Alessandro Bianchi a fare gli onori di casa, il presidente provinciale Max Mallegni, il consigliere nazionale Piero Marchetti, i consiglieri provinciali Evaldo Vannucci e Gino Dianda, insieme al fiduciario Vincenzo Megaro, oltre a diversi soci residenti nel comune. E sconti sui prodotti parafarmaceutici e filoterapici per gli abbonati al servizio di trasporto pubblico locale nei comuni di Lucca, Capannoli e Bagni di Lucca è il frutto di un accordo fra le amministrazioni, il CTT Nord e le farmacie comunali, presentato questa mattina a Palazzo Erzetti.
Sconti su alcuni prodotti nelle farmacie comunali di Lucca, Bagni di Lucca e Capannori per gli utenti del servizio di trasporto pubblico. La campagna nasce dalla sinergia tra CTT Nord, Comune di Lucca e farmacie comunali e permetterà a tutti i cittadini in possesso dell'abbonamento ai bus, sia urbano che extraurbano, uno sconto del 10% sui prodotti parafarmaceutici e fitoterapici. Rientrano in queste categorie i dispositivi medici come siringhe, cerotti, borse portaghiaccio, i prodotti sanitari quali bilance o apparecchi per l'aerosol terapia, cosmetici, alimenti per l'infanzia e farmaci derivati da piante usate tradizionalmente per il trattamento o la prevenzione di patologie specifiche. L'obiettivo è soprattutto incentivare le buone pratiche e quindi l'utilizzo del trasporto pubblico. L'uso del mezzo pubblico inquina meno e cerchiamo di utilizzare molto di più il servizio pubblico. In città sappiamo che ci sono le linee urbane, soprattutto usufruite dagli anziani e dei giovani, ma dobbiamo cercare ancora di più a sensibilizzare il cittadino a utilizzare il mezzo pubblico. Da sottolineare che questa campagna arriva dopo altri interventi come l'importante avvio delle linee di collegamento veloci, le LAM, per un nuovo concetto di utilizzo del mezzo pubblico e di recente la possibilità di acquisto del biglietto attraverso SMS. In totale sono 8 le farmacie in cui sarà possibile usufruire degli sconti, dislocate su tutto il territorio dei 3 comuni interessati all'iniziativa. Sono prorogate a venerdì 16 gennaio le iscrizioni al Master Universitario di primo livello in Turismo e ICT organizzato a Lucca da Fondazione Campus con l'Università di Pisa, il supporto organizzativo di Celsius, il patrocinio di Confesercenti e Confcommercio Lucca. Il Master è a numero chiuso, è possibile iscriversi alla prova d'ingresso che si terrà a gennaio per selezionare 25 allievi che accederanno ad un percorso di 6 mesi e a 220 ore minime di stage tra gennaio e novembre. La domanda di ammissione deve essere però presentata entro le 13 di venerdì 16 gennaio. Questa è la nostra ultima notizia, dopo un piccolo break pubblicitario, tutte le notizie sportive. Da oggi Di Lucca, canale 89, diventa interregionale e copre Toscana ed Umbria con una popolazione servita di oltre 5 milioni di persone. Risintonizza il televisore o il decoder. Al canale 89 scegli Di Lucca definitivo. Ben ritrovati per le notizie sportive, partiamo da quello che era l'appuntamento più sentito per i tifosi biancorossi della Gesam Gas Lemuria, ovvero la trasferta contro la famiglia Schio. C'era da rifarsi del meno 30 dell'andata, purtroppo per la truppa di diamanti non è andata come si sperava. Per fare solo partita pari a Schio servivano molte circostanze favorevoli ed un pizzico di fortuna. Ci voleva ad esempio che le campionesse d'Italia fossero rimaneggiate, ma così non è stato. Sottana e Zandalasini, sedute per 40 minuti a Salamanca, potevano non essere della partita ed invece sono state ago della bilancia con 28 punti realizzati uscendo dal Pino. Di conto completo, dopo un primo quarto di buon livello, non si è più vista sul perché a causa di un problema muscolare al polpaccio, che sarà valutato nei prossimi giorni. A quel punto andarsi a cercare la restante dose di fortuna è stato impossibile, perché se Schio può ruotare 10 giocatrici non ce n'è per nessuno in Italia, Ragusa compresa. A mai a considerazione o meno, questo dice il campo oggi. Non si poteva pensare che Veronica Perini, dopo un paio di allenamenti, fosse in grado di fare la differenza. E tutto sommato, vista l'imbarcata presa dalle ragazze di Coach Diamanti, non è stato il suo un brutto esordio in maglia biancorossa. 2 punti con 2 rimbalzi e un assist in 12 minuti di utilizzo con una sola palla persa. A voler vedere il bicchiere mezzo pieno c'è da notare la prestazione di Keira Pedersen, che ha lottato per 40 minuti, facendo sembrare lontana parente quella vista a Venezia o Napoli. 18 punti e 30 di valutazione per l'americana,
che ha dispensato anche buone parole per le compagne più giovani. Per gli amanti di quello mezzo vuoto rivolge lo sguardo alla capitana. Crippa, dopo un inizio promettente, si è persa nel grigiume generale. Zero rimbalzi personali sono il dato inequivocabile di una giornata no. Solo in Supercoppa, sempre contro Schio, è andata in valutazione negativa. La testa adesso deve tornare bella concentrata per la gara di domenica prossima al Palatagliate, quando non si dovrà sbagliare contro il Vieto. Gare come quella di ieri insegnano purtroppo poco o niente, rischiano invece di deprimere un ambiente che solo una settimana fa viaggiava sulle ali dell'entusiasmo. Ci spostiamo adesso a parlare di Lucchese. Dalla trasferta in Romagna, la squadra di mister Galderisi torna con un prezioso punticino, il minimo sindacale che comunque serve a dare continuità di risultati e a risucchiare terreno a quasi tutte le squadre che stanno davanti. La Lucchese prosegue la sua striscia positiva, pur senza incantare, confermando i limiti in fase realizzativa, torna dalla Romagna con un prezioso punticino che ancora non basta per uscire dalla zona play-out, ma che almeno dà continuità ai risultati. E adesso la salvezza è solo un punto sopra. L'altra buona notizia è che i rossoneri rosicchiano un punto anche a Pistoiese, Grosseto, Forlì e Savona. Insomma, avanti a piccoli passi che forse piaceranno poco a chi pretende tutto e subito e nemmeno rendono del tutto felice lo stesso Galderisi, che in campo ci va sempre per vincere. Ma la sua Lucchese almeno sembra aver imboccato la strada giusta in attesa di tre partite che alla luce dei fatti diventano quasi decisive. Gubbio sabato, Savona il 24 gennaio e Prato il turno successivo, ancora da definire la data. Torniamo al Sant'Arcangelo, gara poco spettacolare e avara di tiri in porta, eppure Galderisi aveva schierato ancora una volta una squadra a trazione anteriore, con Strizzolo largo a sinistra e forte dal primo minuto al posto di Rajčević. Soprattutto nel primo tempo i rossoneri ci hanno almeno provato, ma l'insistente possesso palla non si è tradotto in occasioni da gol. L'unico brivido proprio nel finale, con una veloce ripartenza, Losicco riceve palla al limite, scarta il portiere in uscita, ma la sua conclusione a botta sicura viene respinta sulla linea da un difensore. Prima solo conclusioni da lontano e mai pericolose. Mingazzini al 14esimo, che potrebbe costargli un lungo stop per problemi muscolari. Forte, tiro alto sopra la traversa al 22. Ferretti, idem con quella precedente al 28. E Losicco, punizione di poco sopra l'incrocio al 31esimo. Nella ripresa zero assoluto, l'unico brivido è di marca giallo-blu, con la traversa scheggiata da Guidone quando ormai su Sant'Arcangelo è calata anche la nebbia, segno che ormai non c'era molto altro da dare, e in attesa di novità di mercato, sotto con le prossime tre sfide salvezza, dove la Lucchese sì, dovrà cercare di dare qualcosa in più. E parliamo anche di categorie dilettantistiche. Costa caro a Giampiero Vanni il pareggio del Siricagnana sul campo del Sacro Cuore, ultimo della classe in seconda categoria, girone C. La società infatti ha deciso di sollevare dall'incarico il tecnico. Nelle prossime ore sarà comunicato il nome del nuovo tecnico. Il Siricagnana, dopo la giornata di ieri, è infatti penultimo in classifica con 11 punti e una gara in meno, che sarà recuperata mercoledì alle 14.30. Uno scontro diretto contro la Montagna Pistoiese. E parliamo adesso di volley di serie B1. La Nottolini non inizia nel miglior modo possibile il 2015, si sapeva che l'incontro sarebbe stato davvero molto difficile a Perugia, è arrivato però il primo 3-0 della stagione. La Nottolini Volley torna da Perugia con 0 punti in classifica e qualche dubbio in più, soprattutto in fase di contrattacco. Contro squadre fisiche come quella di mister Bovari non ci si può affidare troppo agli attacchi da posto 4. Il rischio è di deprimere le proprie schiacciatrici. È quanto successo a Turna Martelli di Biaccheroni, fermati da 17 muri punto, di cui 5 della palleggiatrice Sghedoni, non esattamente un colosso, 173 cm, che solo grazie al tempo e alla tecnica è riuscita a diventare da lato debole a lato forte. Un peccato, perché la Nottolini vista negli altri fondamentali, battuta, ricezione, muro e difesa, era tutt'altro che dispiaciuta. Limitare al 28% l'attacco perugino e non portare a casa nemmeno un set la dice lunga su quanta fatica abbia fatto il contrattacco della squadra di Beccheroni, con sostegni che non è apparsa nella sua migliore serata. Si gioca principalmente nel primo set.
Magnelli è immarcabile, De Cicco che gioca al posto dell'infortunata Mutti è diligente soprattutto a Muio, quanto basta per portarsi sul 19-15 e obbligare al time out Bovaghi. La Nottolini si porta anche sul 23-21, ma manca il guizzo per aggiudicarsi il set. E questo è l'unico rammarico bianconero, perché una volta registrato il Muio le Umbre mettono a sedere nell'ordine Puccini, mai così in difficoltà quest'anno, Dovichi bene solo a spazio a rientro e sostegna al suo posto nel terzo set la giovane Rachele Marzili. Solo con grinta e cuore le capanoresi restano a galla nei vari parziali che termineranno a 21-20. Ma la sostanza ancora una volta è che per fare partita con le prime forze del campionato ci vuole una Nottolini più cinica, forse più coraggiosa, certamente senza defezioni in organico. Sabato al Pallapiaggio, dopo tre turni davvero molto complicati di cui due in trasferta, Orvieto, San Michele e Perugia, arriva l'evoluzione Ostia, quella sì sarà una gara da non sbagliare. Ed era questa la nostra ultima notizia per l'edizione di questa sera. Vi ricordo gli appuntamenti: in prima serata alle 21 torna Lunedì Sport con tutte le notizie sportive dello sport dilettantistico, dal calcio alla pallacanestro, focus anche su pallavolo e ovviamente sull'hockey, questa a partire dalle ore 21. A seguire invece la partita di cartello del campionato di eccellenza tra Castelnuovo e Viareggio. Vi ricordo inoltre che tutti i servizi li potete trovare sul sito di lucca.it, che è la cronaca sempre aggiornata, e sul sito luccaindiretta.it. Non mi resta a questo punto che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.